Buon 2024, cari follower, buon 2024 a tutti voi, alle vostre famiglie, ai vostri cari, a chi vi sta vicino, a chi volete voi. Buon 2024 anche ai 300 quasi iscritti del 2023 che si sono aggiunti a questa baldoria. Ed è merito soprattutto vostro per le 64.000 visualizzazioni e le 1.800 ore di visualizzazioni nel 2023. Grazie a tutti, grazie, grazie, grazie. Certo, non sono numeri entusiasmanti, c'è sicuramente chi fa di meglio, senza ombra di dubbio, però io lo faccio per hobby, quindi per me questo è un risultato che va comunque bene, non è un problema. Oggi vi farò vedere questa build, questa ennesima build economica cinese, questa Altermeter. Una delle più famose che vi escono fuori su AliExpress se cercate kit X79 o X99, tanto uguale, escono queste ciofeche qua. Oddio, dai, poi proprio ciofeca ciofeca, no, il suo lo fa, è economica e fa per quello che si spende. Ma soprattutto questa build qua l'ho messa in piedi per dar risposta a un utente del gruppo Facebook, a Gianmarco, che vi lascio il link del gruppo giù sotto in descrizione. E qui trovate il banner del suo canale YouTube. Ha fatto un video in cui ha messo a confronto tre schede video Radeon, tre diverse categorie Terascale, e nel mezzo ci mancava la Terascale 2, la 5870 che io ho, che ormai avete già visto nel canale più volte. Ho messo su in piedi la build per fare i test con quella scheda video lì e confrontarle con le sue. Ora non ci resta che chiamare la sigla, che ne vedremo delle belle. Benvenuti ai nuovi e bentornati ai vecchi! Prima di farvi vedere i test veri e propri, vi faccio vedere com'è composta la build che ho messo su. Allora, la scheda madre, partiamo da questa, è abbastanza banale, non c'è niente che fa gridare al miracolo. PS2, mouse e tastiera, 8 porte USB, la GigaLAN e la classica schedina audio Realtek, entrata, uscita e microfono. Tutta roba già vista sotto il sole. C'è il relativo pettine per portare fuori l'ingresso e le uscite nel case. Ci sono altre porte USB qua sotto. Ma diciamo che la cosa da evidenziare è lo slot M2 per un eventuale SSD senza cavi, cavetti e cavettini. Quello sì, è da mettere in evidenza. C'è anche uno slot PCI Express 1x che potrebbe essere usato o per un USB 3 oppure per una schedina Wi-Fi a scelta vostra. Ci sono quattro porte SATA, di cui solo questa verde è la SATA 3, le altre sono SATA 2. Qui a bordo abbiamo uno Xeon E5 2680 liscio. Ci aveva ragione Giuseppe, non è il V2, non è il V3, è quello liscio, cioè il V1, che però non ha sigla, si chiama E5 2680. 8 core, 16 thread, 2,7 GB di base e 3,5 in turbo boost, che non ci andrà mai a 3,5, ma quello si sapeva. PCI Express 16 linee 1x, quello abbiamo, manco il 2, ci abbiamo l'1. Ci tengo a ricordarvi che questo qua è una scheda madre che mi ha regalato Salvo, vi lascio qua sotto il link al suo canale. Grazie ancora perché mi hai dato la possibilità di poterla provare. A bordo gli ho messo due moduli DDR3 1333 ECC. Questi sono reduci dall'X99 che ho smontato un mesetto fa. Ce li avevo, ci sono andate, ci vanno, ci funzionano e ce l'ho messa. NetHack da 256 GB SSD. Non avevo l'M2 e non l'ho neanche comprato l'M2 da mettere qui. C'avevo questo 256, è andato più che bene. E infine il dissipatore marcio preso su AliExpress a 5-6 euro. È caruccio, è RGB, c'ha le lucine, è bellino, tiene lo Xeon abbastanza fresco, intorno ai 50 gradi, ma credo che il merito sia più del processore che del dissipatore. Ma questo è un altro discorso. E questo era il suo adattatore che calza benissimo sul socket 2011 di questa X79. Adesso passiamo ai test. Come ha fatto Gianmarco, lui l'ho fatti pure io, tranne i giochi. I giochi non li ho fatti perché devo scaricare giga e giga di roba e onestamente qua di linea non è che me ne arrivi chissà che, ma arriva un po' col contagocce.
non ce li avevo quei giochi e non ci sono messo neanche a scaricarli, un po' perché ho avuto l'influenza, un po' perché le feste, un po' per chissà cosa, non l'ho fatto. Ho fatto però il 3D Mark 03, 3D Mark 06, 3D Mark Vantage e il test Unisyn Profix sia in 1080 che in 720. Vi spoilerò subito che non ci sono risultati eclatanti, risultati miracolosi, è una scheda che si piazza nel mezzo. Però c'è un valore, uno, poi dopo ve lo evidenzio quando ci arriviamo, che mi ha fatto un po' sobbalzare dalla scrivania. Oddio, no, non è che sia, però, ho detto però, mica male, però. Andiamo ai test. Allora, cosa fa Gianmarco? Fa la prova con 3D Mark in default, ovvero 1024x768. La sua Radeon 6970 fa 98.900 spicci. Qua ora ho tagliato male, però è 98.900 e qualcosa. Poi, ovviamente, se siete curiosi, questo qua è il suo canale e andate a vederlo. La mia 5870 si piazza qua nel mezzo con 75.563 punti. I Vertex Shader, mamma come scrivo male, sono 256 fps, mentre i Pixel Shader, pure con la tavoletta riesco a scrivere male, sono a 1082. E questo è 3D Mark 03. Ovviamente, come era giusto aspettarsi, si piazza tra la 6970 e la 4850. Passando a 3D Mark 06, la 5870 si piazza anche questa volta nel mezzo con 21.782 punti. I valori SM2 e SM3, che non ho mai capito che roba siano, comunque mi ha detto leggili perché sono importanti. Questo è 7712, quest'altro è 9992. Me lo dirà a cosa servono. Comunque è sempre un buon risultato e anche questa volta si piazza qua nel mezzo. In 3D Mark Vantage profilo performance, allora noi ci interessano soprattutto questi valori qua, perché la 5870 ottiene un punteggio di 21.594 punti, in cui la GPU mi segna 18.645 e la CPU 41.089. Allora, andiamo a cercare, il punteggio è 26.000 e il mio è 21. I valori della GPU di Gianmarco sono 22.000 contro i 18.000 dei miei. La CPU, vabbè, lui c'ha un Ryzen e io segno 41.000 e lui 66.000. È ovvio che il Ryzen batte lo Xeon a mani basse. Infatti lui 66.000, 65, 66, ottiene sempre quei valori lì. Comunque potete notare che il divario con le altre due schede è decisamente netto, si avvicina più alla 6970 che alla 4850. Passando al test Trophix della Unisyn, lui ha scaricato la 1.3, io sono riuscito a far funzionare solo la 1.2. La 1.3 del sito originale non c'è stato verso di farla andare. Comunque DirectX 10 in 720 a lui gli fa 4192, a me fa 3643. Mentre in 1080p la 6970 di Gianmarco, e qui arriviamo al valore che vi dicevo prima, gli fa 2674. La mia 5870 fa 2641. Sono due valori praticamente identici. Ora, di chi è merito e di chi è la colpa, non lo so. Analizzerà anche Gianmarco e poi magari mi commenterà qua sotto. Io onestamente non saprei che dire. Sono due valori uguali. Punto. Anche qui c'è poco divario, non è che ce ne siano tanti. 500 punti vanno e vengono. Comunque qui sono eclatanti, qua sono proprio uguali. Ed eccoci arrivati finalmente alle conclusioni anche di questo video. Ora,
GPU a parte, perché quello è stato un surplus, volevo fare dei test per confrontarle con le schede di Gianmarco, io vorrei parlare e concentrarmi un attimo su questa build. Noi ne abbiamo già vista una sul canale praticamente identica, aveva una CPU leggermente più aggiornata, ma alla fine la scheda era questa. Quella a che mi riferisco io è quella del computer da gaming da 200€, trovate due video nel canale. È quella che aveva vinto il sondaggio perché qua aveva lo slot delle USB 3. Oggi secondo me è quasi fondamentale averle. È vero, ce ne sono 8 USB 2, c'è lo slot per metterci una schedina aggiuntiva, ma se ci fosse il connettore secondo me è meglio. Il 2680, il V1 o il V0, il 2680 liscio, chiamatelo come vi pare, non è che brilli di prestazioni, è una CPU abbastanza vecchiotta, una CPU che sì, fa il suo senza eccellere da nessuna parte. Se trovate una build fatta così con un V2 è sicuramente meglio, anche perché il 2660 V2 della build di cui parlavo prima va nettamente meglio. A chi è rivolta una build del genere? Alla casalinga di Voghera, direbbe Galeazzi, al ragazzino che va alle medie perché si approccia, o alle elementari, ma magari meglio ancora elementari, che si approccia al mondo dell'informatica, al mondo del web con Classroom e le piattaforme Google, che oggi per la scuola vanno per la maggiore. Di più no, il ragazzino adolescente che sanno che i computer vanno anche veloci, questa la snobba sicuro. Il professionista la snobba sicuro. Il giocatore abituale la snobba di sicuro. Questa è per la nonna, la casalinga di Voghera, il ragazzino delle elementari. Gli fate un regalo, il case può essere minimal, proprio giusto un mini computerino, ma più di quello non fa. È vero, costa poco, costa veramente poco, ma offre anche poco. Anche lo slot PCI Express 1x, collo di bottiglia se ci volete mettere una scheda video abbastanza decente. Ora però se la comprate poi venite a dirmi sotto nei commenti ma Zach, io non ci posso mica giocare a Fortnite. Va attaccate e va tenete. Io, signori, rinnovo gli auguri, rinnovo i ringraziamenti per i risultati ottenuti nel 2023 e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!